Il primo viaggio apostolico del Papa venuto dall'Est è stato diretto verso l'Ovest, verso il continente americano. 3 mesi dopo la sua elezione, Giovanni Paolo II volò in Messico per partecipare alla conferenza dell'Episcopato dell'America Latina, che si svolse a Puebla dal 28 gennaio del 1979. Il suo intervento fu chiaro, ci tenne a sottolineare il dovere di evitare magisteri paralleli, ecclesiasticamente inaccettabili e pastoralmente sterili. Il riferimento, sebbene non esplicito, era soprattutto alla teologia della liberazione. Infatti il pontefice precisò questa concezione di Cristo come politico, rivoluzionario, come il sovversivo di Nazareth, non si compagina con la catechesi della Chiesa. Inoltre ribadì che la retta concezione cristiana della liberazione è fatta di riconciliazione e di perdono, riconoscendo in ogni uomo un nostro fratello, il cui cuore può essere trasformato dalla misericordia di Dio, senza tuttavia tralasciare di evidenziare che la dignità umana rappresenta un valore evangelico, che non può essere disprezzato senza grave offesa del Creatore, e di auspicare una distribuzione più giusta ed equa dei beni. Sulla stessa linea, nell'ottobre del medesimo anno, parlando all'Assemblea delle Nazioni Unite in una New York che è anche la città simbolo del Nord America, Papa Wojtyla denunciò che sussistono spesso come fattori di turbamento le terribili disparità tra gli uomini e i gruppi eccessivamente ricchi da una parte e dall'altra parte la maggioranza numerica dei poveri o addirittura dei miserabili, privi di nutrimento, di possibilità di lavoro e di istruzione, condannati in gran numero alla fame e alle malattie. Gli stessi problemi furono analizzati nell'Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, convocata alla fine del 1997, e divennero nuovi appelli del Pontefice nell'esortazione apostolica Ecclesia in America, promulgata nel 1999, in cui egli stimolò gli organismi internazionali del continente affinché si stabilisca un ordine economico nel quale non domini soltanto il criterio del profitto, ma anche quelli della ricerca del bene comune, nazionale ed internazionale, dell'equa distribuzione dei beni e della promozione integrale dei popoli. Quindi affermò con forza la gravità dei peccati sociali che gridano al cielo perché generano violenza, rompono la pace e l'armonia. Tra questi si devono ricordare il commercio di droghe, il riciclaggio di guadagni illeciti, la corruzione in qualunque ambiente, il terrore della violenza, la corsa agli armamenti, la discriminazione razziale, le disuguaglianze tra i gruppi sociali, l'irragionevole distruzione della natura. In questo documento emerge infine la condanna di un modello di società in cui dominano i potenti e tanti altri esseri umani sono messi ai margini del consumismo e del materialismo, dove ancora sopravvive il non necessario ricorso alla pena di morte. La società moderna, spiegò subito dopo il Papa a San Luis, durante il suo penultimo viaggio nel continente americano, possiede gli strumenti per proteggersi senza negare in modo definitivo ai criminali la possibilità di ravvedersi.